Buongiorno a tutti dalla libreria Il Sasso nello Stagno. Mancano pochissimi giorni a Natale e quindi oggi potremmo dire che è un po' Natale per sbaglio. Conoscerete tutti l'albo illustrato Io sono Foglia, scritto da Angelo Mozzillo e illustrato da Marianna Balducci. Io oggi appunto vi leggo questo libro scritto da Angelo Mozzillo e illustrato da Martina Tonello. Natale per sbaglio, edito da Edizioni Clichy. È un vecchio malinteso, accade di tanto in tanto nell'antica foresta del nord. Succede quando le nuvole coprono le stelle e impediscono alla luna di rischiarare le notti. E lì le notti sono lunghe. Allora il procione si arrampica sull'albero maestro, come facevano suo padre e il padre di suo padre prima di lui. Da quel che si dice, l'albero maestro è sempre stato lì, vegliando dall'alto sul bosco e sul mare. Il procione arriva faticosamente fin sulla cima e lì accende il faro. La luce calda del faro scivola fra le foglie degli olmi e delle querce. Attira l'attenzione dei merli. «Guardate che luce!» gridano fra loro. «Deve essere Natale!» E allora vanno. I merli volano di albero in albero, accendendo tutte le lucine messe lì per l'occasione. E quelle lucine fanno sbucare dalle proprie comode tane i conigli, i tassi e le volpi. Si stropicciano gli occhi, stavano dormendo, e felici si dicono «È Natale!» «Bisogna preparare il cenone!» urlano i topi. Così ognuno porta qualcosa da sgranocchiare. Gli scoiattoli portano ghiande, il ghiro vari tipi di bacche, i castori si mettono al lavoro per costruire una lunga e magnifica tavola. Deve esserci spazio per tutti. È un Natale meraviglioso. L'atmosfera riscalda i cuori di tutti gli abitanti dell'antica foresta, richiamando anche gli animi più scontrosi. Eppure manca qualcosa, il gufo riflette. Manca il lupo, si accorgono gli altri. Il giovane lupo da qualche tempo se ne sta sempre per conto suo, è molto triste e passa le ore sulla cima di una rupe a guardare il mare. Come possiamo convincerlo a festeggiare con noi? È Natale! Ecco che cosa manca, sgrana gli occhi il gufo. Manca un regalo! Allora tutti nella vecchia foresta si mettono all'opera per confezionare un regalo al lupo. Vengono convocati i ragni per tessere un caldo maglione. Si mandano le poiane a cercare un po' di carta regalo e del nastro adesivo. E men che non si dica, il regalo è pronto. Il lupo intanto è accovacciato sulla punta della rupe, ha gli occhi chiusi ma non riesce a dormire, finché una lucina non attira la sua attenzione. E poi un'altra lucina, e poi un'altra ancora. Un percorso luminoso invita il lupo a spingersi nel bosco. È un po' spaventato, ma tanto che cosa ho da perdere, si dice. Ed ecco che lucina dopo lucina arriva nel cuore del bosco. Che meraviglia! E poi c'è un regalo tutto per lui. Buon Natale! Gli dicono tutti. Ma non è Natale, vorrebbe rispondere. Però l'emozione gli spegne la voce. Sussurra soltanto un timido grazie. La gioia conquista l'intero bosco, trapassa ogni pelo, ogni piuma, ogni antenna d'insetto. Di serate così calde, così luminose, il lupo non ne vedeva da un po'. Eppure il lupo ha ragione, non è Natale. È un vecchio malinteso. Accade di tanto in tanto nell'antica foresta del nord, lì dove il Natale si festeggia per errore e persino più volte l'anno. Ogni qualvolta ci sia una notte buia da illuminare.
Natale per sbaglio, edizioni Clichy. Buona giornata e vi aspetto in libreria.